Vi giunge un caloroso saluto e vi do il benvenuto ad un nuovo appuntamento con il programma cristiano Il Tesoro di Giona. Siamo grati al Signore per la sua grazia, il suo aiuto, il suo sostegno che in questi giorni ci sta concedendo. Il nostro programma ha come scopo quello di riflettere su alcune verità contenute nel libro di Giona. Pertanto vorrei invitarvi a leggere con me la Bibbia nel libro di Giona, capitolo 1, il versetto 2. Alzati, va a Ninive, la grande città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Alzati e va a Ninive. Il Signore invia Giona a Ninive, capitale dell'Assiria, una delle città più grandi del tempo di allora. Ninive significa pesce o probabilmente dimora di Ninus, una dea pagana del tempo. Questa città era situata sulla sponda orientale del fiume Tigri e il Signore invia Giona proprio in questa città, la grande città la cui malvagità era salita fino al Signore. Dio invia Giona lì dove c'è il male, lì dove c'è il peccato. Ninive è figura della nostra società, così affranta dal peccato, così ammalata, così bisognosa di aiuto, di speranza. E il Signore vuole incoraggiarci ancora oggi ad annunciare il Vangelo a quanti sono senza Dio e senza speranza. La Bibbia dice: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, e chiunque avrà creduto e avrà confessato i propri peccati saranno salvati, battezzati. Noi vogliamo fare nostro il mandato che il Signore ci ha rivolto. Dio invia Giona a Ninive, lì dove c'è il male. Ma permettetemi, fratelli, sorelle, amici, Ninive non è soltanto figura della nostra società bisognosa del messaggio del Vangelo, ma Ninive potrebbe rappresentare anche la nostra mente, il nostro cuore, i nostri sentimenti, che alle volte non onorano il Signore. E Dio vuole inviarci proprio lì, vuole mandarci lì dove ci sono i nostri pensieri, vuole che la sua parola sia proclamata nel nostro cuore, lì dove alle volte alberghiamo dei pensieri iniqui. Dio desidera che noi possiamo utilizzare la potenza del Vangelo per allontanare i nostri pensieri che alle volte sono iniqui e non sono conformi al messaggio del Vangelo di Cristo Gesù. Alzati, va a Ninive. Il Signore invia Giona lì dove c'è il male. E Ninive, abbiamo detto, che è figura di questa società che ha bisogno del messaggio di speranza, ma Ninive è anche figura del nostro cuore e della nostra mente. Noi vogliamo vincere il male, proprio come lo vinse Gesù nel deserto, annunciando all'avversario: sta scritto, c'è potenza nella parola di Dio. Se c'è qualche pensiero che ci sta distruggendo, se c'è nel nostro cuore qualche sentimento che non onora il Signore, proclamiamo la parola di Dio, perché la parola di Dio è capace di spezzare ogni male, di allontanarlo nel nome di Gesù. Possa Dio continuare a benedirci.